massimo. Oggi finalmente riesco a riprendervi di prima mattina. Vi faccio vedere anche un po' l'outfit. Mi piace troppo questo maglione, troppo carino. Ho i pantaloni a zampa sotto. E allora, ragazzi, oggi sarà una giornata super tranquilla e sono troppo contenta di questa cosa in realtà. In pausa pranzo andrò con papà a fare il regalo per mamma. Quindi inizieremo un po' con i regali di Natale più importanti. Adesso vado al lavoro e stasera relax, non faccio niente, è scelta personale perché mi voglio rilassare, dato che domani e dopodomani saranno delle giornate belle ma piene appunto, quindi mi rilasserò tendenzialmente stasera, vedrò un film di Natale con Giulia, mi farò un bel bagno caldo, quindi serata relax completamente per me stessa, rilassarmi e coccolarmi un po'. Quindi questi sono un po' i programmi per la giornata, chiacchiereremo tantissimo in questo video, già ve lo annuncio. E niente, adesso vado. Ora siamo pronti e andiamo in ufficio e mi prendo tutte le mie cosine belline e andiamo pronti per una nuova meravigliosa giornata. Che bello lavorare con l'alberello accanto. Bellissimo. Ok ragazzi, ho staccato, prendiamo la borsa e andiamo. Tra l'altro mi si è rotto il pacco, non so se lo sentite, devo andare assolutamente dal calzolaio. Vabbè, spegniamo la luce magari. Andiamo in pausa pranzo. Dai, carina il maglioncino di oggi. Questo color beige, carino. Ragazzi, mi sono un attimo risistemata, anche se la coda non è proprio precisissima, però va bene lo stesso. Mi sono messa questi orecchini che si abbinano stra bene all'outfit, un po' da signora oggi, sembra un po' una signora. E adesso metto la giacca e vado al lavoro per la seconda parte del mio lavoro, quindi la parte pomeridiana. Vi faccio vedere anche un po' però l'outfit allo specchio, perché non lo so, lo reputo molto carino, quindi ve lo faccio un po' vedere e poi vado a lavorare. E niente ragazzi, questo è l'outfit, gli orecchini, la coda, questo golfino super morbido, guardate che belli anche i dettagli, è super caldo, con i pantaloni anche questi super morbidi, super caldi, abbinati a questa cintura che si abbina bene sia al nero dei pantaloni sia all'oro barra beige. E i tacchi, ovviamente. Qui adesso si va al lavoro. Bagno caldo moment. Almeno una volta a settimana mi piace farmi il bagno nella vasca. Di solito faccio la doccia, ma una volta a settimana me la prendo sempre per farmi il mio amato bagno caldo. Quindi sto mettendo l'acqua per questo momento di grande relax intimo e personale. Io in realtà ho anche una bomba. Dovrebbe stare qua. E... bene, mi sono fatta un bagno caldo, ho sistemato la cameretta, ho messo le luci, adesso prendo il mio computer e mi guardo un film di Natale con Giulietta. Poi apriamo il calendario dell'avvento e facciamo l'angolo di furla. Ciao ragazzi, allora scusate ma credo che il vlogmas di oggi lo abbinerò a quello di domani e... perché sono troppo stanca. Vi giuro, volevo farvi un angolo di furlan anche bello corposo, ma non ce la faccio proprio, sono stanchissima, mi stavo anche addormentando mentre guardavo il film con Giulia. Ho tutta, diciamo, la stanchezza accumulata della settimana, infatti ora vado a nanna e non riesco neanche a aprirvi il calendario dell'avvento, mi dispiace tanto, ma tanto questo vlogmas è collegato a quello di domani, che sarà una super giornata, farò i regali di Natale, andrò a teatro, sarà bellissimo, quindi spero vi piaccia e niente, ci vediamo, per voi sarà un secondo, per me sarà domani, il vlogmas di domani. Buongiorno a tutti ragazzi miei. Mi sono letteralmente appena svegliata, quindi per quello vedete la mia faccia così. Mi sto preparando per andare a lavorare e mi sto vestendo molto caruccia, perché dopo questo vado subito a fare i regali di Natale con la mia amica Chiara e andiamo al centro commerciale. Finalmente faccio i regali di Natale, sono troppo contenta. E dopo questo, già ve l'ho raccontato ma ve lo riracconto uguale, torno a casa e mi sistemo al volo e poi vado a teatro questa sera con mamma, quindi sarà una giornata bellissima. E forse dopo il teatro vedo il mio amico che fa il militare che mi viene a trovare, quindi bello, sono troppo contenta. Adesso mi preparo per il lavoro, vestirò tutta di nero con il collo alto e ho gli occhi stanchissimi. Ieri raga ho fatto il bagno caldo, sono letteralmente crollata, cioè il mio corpo si vede che ne aveva proprio bisogno perché l'ho fatto e sono crollata subito. E niente, adesso io vado a prepararmi e poi in ufficio. Bene ragazzi, sono pronta e riesumata, oggi mi piaccio tantissimo, c'ho anche un po' di capelli con una leggera piega perché me li sono legati in modo che
si ammorbidissero sotto e facessero un po' di giretti. Comunque, sono pronta e adesso vado a lavorare. Lo so, mi piace tantissimo. Ho rimesso i miei orecchini con i girasoli di Van Gogh, che sono troppo belli, io li amo. E niente, adesso vado a lavoro per solo 4 ore, come ogni sabato, e poi mi viene a prendere direttamente Chiara e da lì andiamo insieme a Porta di Roma, quindi pranzeremo anche insieme lì. E Porta di Roma è un centro commerciale, per chi giustamente dirà, cos'è Porta di Roma? È un centro commerciale. E niente, adesso vado e nulla. Che bello quando mi piaccio, perché ultimamente è raro, devo dirvi la verità, quindi quando succede sono molto contenta. E vabbè, comunque, si va. Ciao ragazzi, sono appena uscita da lavoro, sto con la Chiara e adesso andiamo al centro commerciale a fare un po' di regalini di Natale. Ciao la Kiri! Aspetto. Ciao! Oh, l'unica amica un po' più social di me. Proprio lei. Che bella, ma ancora non l'avevo vista addobbato, sai? Ancora È no. così tutti gli anni. Già. Non diciamolo. Togliamo la magia. Che bello questo alberello. C'è un bordello di gente. Sei contenta? Di questo bordello di gente. Chiara, ma tu sei un po' puttana. Pochetto. Sì, un po'. Che belli questi negozi super natalizi. Qui ci facevo alcuni regali di Natale quando ero più piccola a casa nostra. Oh my god. Bella. La grafici. Vieni qua. Adesso ci dirigiamo da Tiger, che è dove noi principalmente facciamo i regali di Natale perché ha cose troppo carine, inserimi troppo belli, quindi andiamo proprio lì. Raga, stiamo facendo una cosa e sogniamo di No, fare da una vabbè, vita. no, Le poltrone vabbè, massaggiate! Adoro! Fatti ragazzi. Madonna, mi sto spaccando la schiena per questa cosa. È forte, oh. Recensione? Ok, Chiara. Quello mio, cioè di qua faceva solo spalle e testa, questo fa un po' tutta la spina dorsale ma si blocca così, però per 1 euro va bene, 4 minuti 5. Grazie per la tequila, raga, che bello questo posto, segnale, regalini presi, ora siamo entrati in questo posto stupendo. Amore, sei soddisfatto dei tuoi regali? No, per niente, fanno veramente schifo. Allora, raga, questo fa molto ridere. Vabbè, facciamo i regali da Tiger, convinte che fosse il posto migliore, no? Usciamo da Tiger abbastanza soddisfatte, non tantissimo, abbastanza. Troviamo sto negozio, raga, nuovo, qui non sappiamo dell'esistenza, proprio di fronte Tiger con i prezzi vantaggiosissimi. Tutto bellissimo, raga, era tipo il posto della vita, tutto beauty. No, raga, bellissimo e niente, ormai i regali però li abbiamo fatti, quindi la prossima volta, Chiara. Ora lo conosciamo. Jingle Bell Rock. Che cos'è? Vuoi vedere? Finalmente! Non ti aspettavo neanche tanto, Pino. Cin cin. Ora Chiara mi fa un tè, vaniglia e lampone. Che Posso pelo, vedere un grazie. casting? Aspetta. Che peck. Bello, bellissimo. Quanto mi piace quando mi tiri addosso le cose. Rifallo, ti prego. Oddio. La smetto, ragazzi, la smetto. Comunque, adesso assaggiamo questo qua. Tutto carino, non ho mai assaggiata questa marca. Farà cagare? Non lo so. Dai. No, dai, amore, no. Molto probabilmente no. È buono. Ok, carino. Questo è mio. Levati! Che vuoi? Non me lo metto sotto io, guarda, perché sennò mi Bello. Sì, aiuta. Com'è? Bene, ragazzi, alla fine, mamma mia, si gela di freddo. Sto qui con i miei regalucci. Allora, adesso ufficialmente ho fatto i regali a tutti. Forse manca una persona. E basta, e poi mio papà, che però vado con mamma, quindi a posto.
E poi per il resto l'ho fatto a tutti, a mamma, a Valentina e alle mie amiche, con cui li darò in settimana. Quindi l'ho fatto anche a Chiara, però non l'ha voluto, e anche lei l'ha fatto a me. Nel senso, non è che non ha voluto il regalo, però è fissata che vuole scartarlo, quindi anche se palesemente c'era mezza aperta, quindi ha visto più o meno di cosa si tratta. Tra l'altro è una cosa che gli serve anche, cioè me l'ha proprio detto oggi, quindi bomba. E quindi niente, anche se sa più o meno di cosa si tratta, vuole scartarlo, cioè questa fissa, quindi lo incarterò e ce lo scambieremo. Io so benissimo quello che mi ha fatto perché l'ha fatto davanti a me, però vabbè, ce lo scambieremo. Ci siamo fatti un riposino. Adesso abbiamo preso il tè, poi ci siamo riposate, abbiamo visto il salutempo, poi ci siamo mezze addormentate. Ha iniziato lei, che era già stanca da prima, e io l'ho seguita a ruota, quindi c'è stato un momento in cui eravamo sul divano con Elisa Tucrem che parlava e noi che dormivamo. Bellissimo. E quindi niente ragazzi, alla fine così, adesso torno a casa. Forse inizio un po' a impacchettare, non lo so, sistemare l'albero, comunque solo nel mood Natale mi serviva proprio andare a fare i regali, mi andava tantissimo. E poi mi preparo e vado a teatro con mamma, tra un bel po', sono molto in anticipo, quindi a posto, però figo, andiamo. Faccio vedere anche un po' i regali a mamma, mi vorrei far vedere anche a voi, ma ho paura che le persone a cui li ho fatti guardano il video, quindi non posso farveli vedere, ma tanto lo scoprirete nel susseguirsi del vlog. Che freddo! Allora, uno solo ve lo faccio vedere perché la mia amica non guarda i video, devo vederla lunedì e fa anche il compleanno, cioè devo vederla in realtà martedì, sì, e io ho fatto questo portagioie perché lei ha tantissimi gioielli, ve lo dico con il sottofondo dell'albero, guardate quanto è carino, gira anche e ha la base, secondo me è strabello, stracomodo e lei lo sfrutterà tantissimo, e quindi adesso gli incarto questo nella busta, vi faccio vedere. Di Natale, guardate quanto è carina ed elegante, manca il bigliettino con la coccarda che devo comprare, sapete che tutti gli anni quando faccio i regali di Natale metto bigliettino e coccarda personalizzato, il bigliettino con scritto auguri e poi una frase personalizzata, e tanto la vedo mercoledì, quindi adesso faccio questo e anche quello di Amy, che la vedo invece lunedì, solo che quello di Amy ve lo faccio vedere direttamente lunedì perché ho paura che guarda il video. Quindi niente, questa è la scatolina per quello della mia amica, troppo carina davvero. E la coccarda e il biglietto li aggiungerò. E la coccarda col biglietto li aggiungerò poi, insomma, li vado a comprare, credo comunque domani. Guardate che bello, mi piace troppo. E niente, facciamo il pacchettino. Perfetto, questo lo devo solo spillare, gli altri regali sono qua dentro, li vado a mettere sotto il mio albero. Ok ragazzi, ho una mezz'oretta di tempo prima di vestirmi per andare a teatro, non so se tenermi questo outfit completamente nero col collo alto e pantaloni a zampa, che comunque è carino, oppure usare un po' di più dato che vado a teatro e mi vesto un pochino più fighettina. Adesso vedremo, comunque vi aggiorno e vi faccio vedere tutto ovviamente. Allora, volevo farvi, dato che appunto un po' di tempo, un angolo di Furlan molto carino e molto lungo. Tra l'altro mi raccomando, qua sotto fate altre domandine che vi vengono in mente, qualsiasi domanda per me va bene, e anche più di una insieme come preferite. Io adoro fare l'angolo di Furlan, è un po' il nostro momento intimo insieme, quindi mi piace davvero tantissimo, è come parlare e confidarmi con delle amiche. Quindi quest'angolo di Furlan è molto bello perché è una serie di domande. A Parigi sono andata dopo Natale, però comunque nel piano delle feste, perché sono andata per il mio compleanno, quindi era il 2 gennaio, il 3, il 4 e il 5 mi pare, sì, no, 3 giorni. Quindi vabbè, comunque quel periodo là, prima dell'Epifania, quindi ancora nelle feste. E invece ad Amsterdam proprio pieno delle feste, quindi adesso, cioè proprio ora per il ponte dell'Immacolata. E quindi ti posso rispondere, essendoci proprio stata. Allora, ti dico, Parigi sotto le feste è molto molto bella. Quando ci sono andata io, che era il 2020... appena scoccato perché appunto era gennaio, c'era il villaggio di Natale ed era super bello. Io ci sono stata solo una sera con la mia amica, ci è piaciuto tantissimo, è proprio bello, cioè allestiscono anche i giochi in questo parco e stupendo, mi è piaciuto tanto. E Disneyland, che è all'interno di Parigi sotto Natale, è super nel mood, pazzesco, tutti i spettacoli di Natale, luci, la neve finta, è un sogno. Amsterdam molto bella, but quando ci sono andata io non c'erano i villaggi di Natale perché ci sarebbero stati dal 16, quindi a orari un po' particolari, giorni un po' particolari, quindi non l'abbiamo beccato, però ci sono comunque le luci e gli addobbi vari.
Solo che secondo me ad Amsterdam ce ne sono molti meno, quindi sotto Natale vatti a vedere Parigi. Ad Amsterdam vacci in primavera perché dicono sia il periodo migliore. E effettivamente tutta floreale, secondo me è proprio bella. Non dico che non ho sentito lo spirito natalizio perché mentirei, perché l'ho sentito effettivamente e anche perché gli addobbi ci sono. Però ecco, non ci sono mercatini vari, non ci sono i classici, no, mercati di Natale, presepi, ecco, queste cose non ci sono. Ci sono un po' di addobbi che ci sono, lo spirito si sente, ma secondo me si sente di più a Parigi sotto Natale, quindi ti rispondo a Parigi. Però Amsterdam vacci perché ne vale la pena, sono magari più in primavera, secondo me. Allora, tatuaggi ne ho totali 11, che è la seconda domanda. Volevi vedere i miei tatuaggi, tesoro? Te li faccio vedere molto velocemente e per niente in ordine cronologico, se no facciamo notte e veramente, raga, diventa una cosa lunghissima. Tra l'altro, volevo farvi il video degli aggiornamenti sui miei tatuaggi, quindi farveli vedere proprio bene, un video approfondito. Fatemi sapere qua sotto se vi potrebbe interessare, perché è un tipo di video da ferma, quindi che non è un vlog, che potrei fare molto volentieri perché ci sono degli aggiornamenti. Allora, vi faccio vedere prima questo, che è una piumetta sul polso, l'ho fatta a 16 anni e ci tengo tantissimo neanche a dirlo perché ha un significato importante per me, è la prima e ha anche un significato molto profondo. Poi questo sole, che è con la mia migliore amica che è la Luna, mi piace troppo perché è piccolino ed è disegnato, sembra disegnato da un bimbo, cioè, vi giuro lo amo, ci tengo tanto. Poi ho queste, oddio, stelline, che non so se si capisce, però sono le stelle di Peter Pan, seconda stella a destra, quindi dedicata alla Disney, queste cose. Dopodiché ho qui delle rondini, ma farei un po' fatica a mostrarvele. Aspettate che magari ci provo, ma oddio, con molta molta fatica si vede. Eccole, sono le rondini che sono dedicate alla famiglia, me, mamma e papà. Poi qui sulla caviglia ho la chiappa Sonny, si vede? Eccolo. Molto bello, e questo è un disegno che mi ha fatto la mia ragazza. Io me lo sono tatuato, però è proprio fatto con le sue manine, quindi è super speciale. Poi qui, ma come faccio? Vi faccio vedere prima quello nuovo, che è proprio una super new entry e lo sto facendo vedere su YouTube in questo momento, quindi proprio non l'avete mai visto. Ed è questo, oddio, certo, una maglietta poco indicata. E so cosa vedete. Sarebbe un mondo. Non so quanto. Ok, ragazzi, si è più o meno intravisto. Non so se avete visto qualcosa. Comunque dovrebbe essersi un po' intravisto. Vabbè, ci abbiamo provato. Comunque, ho anche la scritta Serendipity qui. Poi ho qua altri tatuaggi. C'ho la scritta Queen. Eccola, poi le roselline, si vedono, eccole, e poi la scritta Expecto Patronum con la bacchetta da Harry Potter e mesa pasta, mesa pasta, sì, sono 9, ricordo, vabbè, comunque, questi qua. Comunque, quando sono vicino a quella parte del mese di noi donne mi vedo stragonfia, infatti mi sento la faccia tipo pallina. Però vabbè, comunque tra 10 minuti all'incirca, un quarto d'ora, mi inizio a preparare e vi faccio vedere anche i miei Pandora, perché era un'altra parte dell'angolo di Furlan, e ve li faccio vedere perché sono direttamente in bagno, quindi mi conviene o mentre mi preparo o stasera mentre mi strucco. E poi vado a teatro, sono troppo contenta! Bene, ragazzi, mi sono preparata, sono vestita sempre uguale per andare a teatro, però mi sono data un'altra truccata e ho messo questi orecchini che sono molto carini, molto da teatro. Adesso li poggio qui, vi faccio un po' vedere. Allora, ok, i capelli sono così carini, ci stanno. Ho messo questo golfino che avevo anche prima, però adesso vi faccio vedere un po' meglio, che ha anche i cuoricini, però è carino, semplice nero. Poi ho i pantaloni a zampa neri e la cinta. Sono pronta. Questo è il mio outfit da teatro e adesso andiamo a vedere il musical di Rapunzel. Sono troppo felice. Scritto. Mi piace, grande. Abbiamo fatto tutta la stessa. Che bello! Siamo arrivati a teatro. Il brancaccio, bellissimo, noi adoriamo venire a teatro. Che bello! Vai,
bello. Quelli sono dei primi dello spettacolo. Lorella Goccarini, sei felice? Sì. Questo, ragazzi, è il nostro posto, un po' laterale, ma siamo letteralmente in braccio a loro, seconda fila. Allora, andiamo dritti. Allora. Bravo! Brava! Bellissimo, l'abbiamo appena finito di vedere. Wow. Setta post musical. Ma guardate che bello, l'albero di Natale. Stiamo morendo di freddo, però. Ciao ragazzi, ve l'avevo promesso che oggi sarebbe stato un vlogmas più ricco. Comunque, sono tornata a casa. La ragazza che avete visto nella foto è una ragazza con cui abbiamo fatto amicizia, perché noi eravamo in seconda fila e lei in prima. E praticamente, raga, accanto a lei si erano liberati dei posti, cioè non c'era nessuno, a quanto pare non sono venute quelle persone, proprio in prima fila, e ci siamo messi noi, che abbiamo fatto amicizia, ci abbiamo chiacchierato, io mi ci sono scambiata anche i recapiti, quindi usciremo e vedremo altri musical insieme, perché abbiamo la passione in comune e nessuna delle mie amiche ama i musical, cioè è una cosa che faccio con mia mamma per scelta, perché è una cosa proprio nostra, e quindi vado sempre con mamma, e adesso andrò con mamma e anche con questa ragazza quando verrà, e quindi sono tanto contenta per farvi capire chi è quella ragazza a caso che avete visto lì, fatta amicizia. Comunque, il musical è molto molto bello, mi sono innamorata degli attori, stupendi, bravissimi. C'era Lorella Cuccarini, che adoro. Lorella Cuccarini, raga, una garanzia. Tra l'altro l'avevo già vista, perché lei è il volto di una raccolta fondi che facciamo con il mio ufficio e il mio franchising immobiliare dove lavoro, e lei è proprio il volto, cioè quindi la persona che dà volto a questa cosa, è molto generosa Lorella Cuccarini, molto brava. Infatti anche questo musical sosteneva una fondazione, quindi molto molto bello. E poi vabbè, a parte lei, tutti bravissimi, Rapunzel, quello che ha fatto Flynn, bravo, cioè raga, lui bravo, strasimpatico, ho riso tantissimo. Poi è un musical adatto anche ai bambini, quindi è molto leggero, cioè scorre proprio bene, non ha le canzoni della Disney, un po' me l'aspettavo perché comunque hanno il copyright, però quelle che ci sono sostitutive sono fatte appositamente, cioè hanno la stessa logica ma sono proprio canzoni diverse, sono molto belle, quindi non mi ha pesato il fatto che avessero canzoni diverse. Poi la storia di Rapunzel mi piace, quindi adoro. Ragazzi, sono contenta perché Rapunzel è la mia principessa preferita, e la storia di per sé, che tra Disney, storia scritta, cioè comunque è sempre una bella storia, e mi piace tantissimo, e quindi l'hanno resa proprio bene. E tra l'altro il regista è lo stesso di Peter Pan, che è il primo musical che ho visto da piccola a 8 anni, poi l'ho rivisto successivamente nel 2019 e lo rivedrò quest'anno, perché lo faranno anche quest'anno a metà gennaio. Io impazzisco, e forse faccio venire anche Giulia, ci stavo pensando, perché forse lei, non dico niente per scaramanzia, però ci rientra, vabbè, non dico niente, basta. E comunque appunto ci sarà il musical di Peter Pan a gennaio e voglio assolutamente vederlo, assolutamente. La regia è la stessa che ha fatto anche Peter Pan, che è il mio musical preferito. C'era, che c'avevo il CD dopo che l'avevo visto a teatro da piccolina, 8 anni, e me lo mangiavo letteralmente, io lo so a memoria quel musical, però ci sono troppo legata perché è lui che mi ha fatto arrivare la passione per il musical, quindi adoro. E come vi dicevo, è lo stesso identico regista, e quindi questa cosa impazzisco. E niente, adesso mi trovo qui in salone, perché effettivamente dite che ci fai in salone così a caso, in mezzo al corridoio, perché adesso avremo il calendario dell'avvento, perché devo aprire la casella di ieri e la casella di oggi, quindi adesso lo facciamo e poi mi metto il pigiama.
Allora apriamo, andiamo all'apertura, un po' già allentato. E il numero 15 è un barile. Sì, c'è anche un rubinetto, credo sia un barile, tipo quelli della birra. Ok, quindi andrà sicuramente o qua, quindi o nel primo pub o nel secondo. Adesso scegliamo intanto l'albero. Ok, niente, creiamolo subito, così lo vediamo. Ed eccolo qua, è decisamente un barile di birra. Eccolo, guardate quanto è carino. Beh, io credo proprio che il barile di birra vada qui. Sì, potrebbe starci, ma forse è più carino qui. Sì, ci sta. Ci sta assolutamente. 16 c'è un lampione. Ne abbiamo già un altro, che era proprio con Hogsmeade di questi due. E adoro, perché giustamente dobbiamo illuminare Hogsmeade. Lo tiro fuori. Ed ecco qua il secondo lampione, più piccolino. Guardate che carino. Somiglia alla fine a quell'altro. Ah, questo lo lasciamo qua. Quest'altro lampione lo mettiamo qua. Sì. Molto bello, raga. Io torno una bambina davanti a queste cose e vi posso dire la verità. Quando amate qualcosa, non vi preoccupate, tornate bambini e siate felici. Non vi preoccupate del giudizio della gente, non vi preoccupate di niente. Siate felici e godetevi tutto. Qualsiasi lato di voi, sia quello infantile, sia quello maturo, sia quello serio, godetevi tutto, perché siete speciali esattamente così come siete. Piccola parentesi. Comunque guardate che bello! Mi impazzisco. Bene ragazzi, è arrivato il momento di salutarci. Adesso accendo tutto, mi metto il pigiama e chiamo Giulia, perché la voglio vedere, dato che oggi non l'ho vista mai e mi manca molto. Quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto tantissimo. Qua da Elena è tutto, un bacio grande, ci vediamo al vlogmas di domani.